Ciao ragazzi, ben trovati a tutti voi. Innanzitutto buona domenica. Secondo poi, purtroppo per voi, io sono Manuel, questo è il bar del calcio. Cari amici, benvenuti a tutti voi. Vi rubo 10 secondi solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro, la mia ultima opera, è Fuggire per rinascere. Chi è interessato all'acquisto di questo libro è facilissimo, c'è una copertura nazionale di circa il 90%, lo trovate anche in librerie minori, ma il posto più veloce e più rapido per acquistarlo è Amazon, lo store della Mondadori, lo store della Feltrinelli. Oppure, in alternativa, per scoprire tutte le altre modalità di vendita, vi basta andare su Google, digitare Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi tirerà fuori tutte le opzioni di acquisto per questo libro. Chiaramente, ragazzi, chi lo compra mi faccia sapere cosa ne pensa, perché per me le recensioni e i vostri giudizi sono sempre molto importanti. Un saluto a tutti, ciao! Grazie, bentrovati a tutti voi ragazzi. Forse per qualcuno di voi è un po' pesante questo stacchino, però insomma è per ricordarvi che nel mese di dicembre ho pubblicato il mio terzo libro, quindi so che Matteo dalla Svizzera lo ha preso, so che altri amici lo hanno preso. È uno spunto per chiedervi appunto anche un pensiero su quello che ho scritto, se vi piace il tipo di libro, se è il vostro genere, se non è il vostro genere, se volete qualche spiegazione in più. Ecco, chi vuole insomma, dopo che ha preso il libro e lo ha letto, e già per questo gli sono grato e lo ringrazio, può tranquillamente farmi domande. Allora ragazzi, ci siamo, giornata di campionato, cerchiamo di metterci alle spalle velocemente le scorie di questo calciomercato che alla fine, ripeto, è stato la più grande dimostrazione di autolesionismo in casa Lazio. Una Lazio che dichiara da settimane precedenti che non voleva prendere nessuno. Una Lazio che invece poi all'ultima giornata, neanche all'ultima mezza giornata di calciomercato, ha provato a prendere un nome nuovo, questo Kent, è l'ultima volta che lo nomino, e per poi vedersi rifiutare l'offerta dopo che aveva chiuso abbastanza in maniera celere la trattativa con il Fenerbahce. Una settimana ridicola per la Lazio, siamo sinceri, una settimana imbarazzante, soprattutto nelle sue ultime battute, ma fortunatamente adesso subentra il campo, che per forza di cose ci catturerà nuovamente e ci farà distrarre da questa situazione appunto legata al calcio mercato. Una piccola postilla ancora legata a quest'ultimo, mi sento il dovere di farla. Ragazzi, tutte le squadre si sono rafforzate, tutte. Hanno preso minimo un elemento che va a fare il titolare nella propria squadra. Comunque hanno provato a rafforzarsi. La Lazio ha deciso di correre questo grandissimo rischio. Zero acquisti nella casella appunto dei nuovi arrivi. La vedo dura, sono onesto. Partiamo da una situazione di svantaggio e quindi viene chiesto ancora una volta a Sarri un miracolo sportivo, a Sarri e alla squadra. Una squadra che invito ad essere unita, indipendentemente da quella che sarà, da quello che sarà il finale di ogni singola storia, di ogni singolo giocatore, di ogni carriera personale da qui a luglio. Sappiamo che molto probabilmente saluteremo Felipe Anderson, sappiamo che probabilmente, aggiungo io, saluteremo Ciro Immobile. Bisogna vedere come si evolve la questione legata a Zaccagni. Tutto questo viene dopo, ok? Tutto questo viene dopo. Basta, stop. Adesso gettiamoci sul campo, i conti si fanno a giochi fermi. Adesso quello che dobbiamo fare fronte comune tutti quanti, quelli che vogliono bene a questa squadra, quindi staff tecnico, squadra e tifosi, basta, non società, devono fare gruppo, devono stare uniti e viaggiare in un'unica direzione, pronti ad affrontare insieme le difficoltà, pronti
a scannarci tra di noi, perché dobbiamo però sempre partire da un presupposto che è alla base della nostra rabbia, del nostro scannarci davanti a idee diverse. C'è una cosa che ci accomunerà per sempre, cari miei: il grande amore e la grande fede per la Lazio. Questo non dimentichiamolo mai, ragazzi, non dimentichiamolo mai. Detto ciò, Bergamo, ore 18, inutile dirvi che saremo in diretta oggi pomeriggio dal nostro studio. Che vi devo dire, raga, è una partita tosta, tostissima. La recente tradizione degli ultimi campionati ci sorride, ma questo non significa nulla, perché davanti a questi discorsi io sono sempre molto titubante, perché ogni partita ha una storia a sé. Affrontiamo un Atalanta che si è rafforzata in pieno gennaio, pronti partenza via, ha registrato i primi acquisti, quindi hanno già gli acquisti integri, integrati bene nella squadra, nella rosa, nei modi di giocare. Quindi è un Atalanta rinforzata, Atalanta che già prima del mercato di riparazione era comunque una squadra forte, temibile, e andiamo ad affrontare una squadra che, se sta lì al quarto posto, attenti alla disamina che vi sto dicendo, è perché è l'unica, ha fatto il suo dovere, non ha fatto niente di eccezionale. Quindi non sto dicendo che è più forte della Lazio, del Napoli, della Roma, della Fiorentina, no, ha solo fatto una cosa semplicissima, lineare. È una squadra che ha vinto le partite con le squadre più deboli, direi. L'unica toppa che ha fatto è col Frosinone a inizio stagione, poi per il resto l'Atalanta contro le piccole non ha sbagliato niente. Ecco perché l'Atalanta sta là. Si è tolta la soddisfazione col Milan, se non ricordo male. Per il resto, se sta lì al quarto posto, è semplicemente perché, a differenza di Fiorentina, Roma, Napoli e Lazio, ha fatto quello che doveva fare: vincere con le squadre più deboli. Questo è quanto. Ecco, gara difficile. Le squadre di Gasperini sono toste da affrontare. È un Atalanta che negli ultimi 2 anni ha cambiato molto il suo modo di giocare. Fino a 3 anni fa era una squadra che faceva del tiki-taka, del fraseggio, della grande circolazione di palla il suo punto forte. Poi davanti alla partenza di Ilicic, davanti ad altre partenze di grande qualità, Gasperini si è dimostrato assolutamente un allenatore duttile, nonostante non mi stia assolutamente simpatico, duttile, e ha cambiato il suo modo di giocare. Adesso è un Atalanta che va molto più ad affondare nelle verticalizzazioni, spinge molto sui lati e verticalizza con grandissima intensità. E torno al mio amico Matteo, quindi è una Lazio che dovrà stare molto molto attenta. Come si presenta la Lazio? È una Lazio che da loro c'è Cop Miners che è in forze, ma alla fine vedrete che giocherà. È una Lazio rabberciata, assolutamente rabberciata. Una Lazio con Ciro Immobile che torna a titolare e che deve aggrapparsi al suo bomber in assoluta discesa di carriera. Zaccagni non ci sta, ti devi aggrappare a Luis Alberto, Immobile e Isaksen in questa partita, con Pedro pronto a subentrare per 5-10 minuti perché non di più non ne ha. È una Lazio che deve aggrapparsi all'esperienza di Vesina, è una Lazio che deve puntare sul dinamismo e sull'animo combattente di Guendouzi. È una Lazio che deve assolutamente puntare sulla sua, qualora ci sia, compattezza di difesa. Queste sono le armi, e poi provare a sfruttare le occasioni che si presentano. La Lazio deve provare a fare quello che gli è riuscito spesso quest'anno, ossia far diventare le partite brutte, perché se la Lazio, detta alla romana, la butta in caciara, si alzano le probabilità di non uscire con le ossa rotte da Bergamo. Anzi, lo dico subito, il pronostico dice Atalanta, la recente tradizione della Lazio a Bergamo dice tutt'altro.
è una situazione dove dopo l'occasione, cioè ve la faccio breve, avessimo vinto col Napoli, Bergamo sarebbe stata l'altra mia eccezione, ossia sarebbe stata l'altra mia partita per la quale avrei firmato per un pareggio prima di cominciare a giocare. Non hai vinto col Napoli, hai sprecato l'occasione con il Napoli e allora devi assolutamente provare il tutto per tutto a Bergamo. Il che vuol dire che non sto dicendo che un pareggio lo prenderei male, ma lo accetterei solo a fine partita. Ripeto, è una Lazio in grande difficoltà, però Sarri a Gasperini mi ha dimostrato, un po' come per Mourinho, mi ha dimostrato che è un giocatore, un allenatore che riesce ad incantargliela. Mi affido a questo, alla capacità di incartare il match tatticamente di Sarri nei confronti di Gasperini. Mi aggrappo a questo, ragazzi, perché altrimenti pronti partenza via, vedendo anche le assenze, sono sincero, non partivo bene. Ecco, abbiamo visto forse il miglior primo tempo del campionato all'andata contro l'Atalanta, questo probabilmente sì, ma una rondine non fa primavera. E sta Lazio ha dimostrato che nell'arco di tutta la stagione comunque è una squadra che tendenzialmente non gioca bene, e quindi la vera Lazio è quella col Napoli, ecco. E forse, quindi chiudo dando una speranza, contro questa Atalanta proprio sta Lazio ci vuole, proprio questa Lazio ci vuole, non quella bella entusiasmante che abbiamo affrontato, che abbiamo visto l'anno scorso. Bisogna reggere botta, sarà un Atalanta che andrà a folate, questo è abbastanza chiaro, è un Atalanta che cercherà di fare la partita. La Lazio deve essere brava a non arretrare il proprio baricentro, a tenere botta, a rimanere alta con le prime due linee di pressing, quindi parlo dell'attaccante e dei centrocampisti. Sarà fondamentale questo, mantenere le distanze, quindi sarà fondamentale che le ali d'attacco accorcino sul centrocampo, sarà fondamentale che la linea di centrocampo mantenga sempre le stesse distanze dalla difesa, perché se la Lazio mantiene le distanze per l'Atalanta diventa difficile giocare appunto tra le nostre linee e quindi è più neutralizzabile da parte della Lazio. Questo è il mio punto di vista a livello tattico. Come mi ci approccio a sta partita? Così, speriamo bene, ecco, chiudo con uno speriamo bene, è il mio tipo d'approccio al match, è questo, ragazzi, speriamo bene. Vi aspetto alle ore 18 dal nostro studio per appunto commentare insieme a voi Atalanta Lazio. Ciao a tutti.